Il 13 maggio 1991, davanti alla Basilica del Santuario di Fatima, in Portogallo, parecchie centinaia di migliaia di fedeli si sono riuniti, come ogni anno dal 1917, per celebrare l'apparizione della Vergine Maria. Anche il Papa, Sua Santità Giovanni Paolo II, è venuto qui a pregare. E tra la folla c'era Lucia, Lucia dos Santos. È a lei e ai suoi cuginetti che il 13 maggio 1917 la Vergine Maria è apparsa per la prima volta. Unica sopravvissuta, ella ha scritto la storia delle apparizioni. Ed è quel testo, soltanto quel testo, un documento unico, che noi abbiamo raccontato con le immagini. Lucia! Lucia, sbrigati! Devi andare, si fa tardi. Devi andare, figlia mia. Ormai sei grande. Lucia aveva 8 anni e la sua strada era ormai segnata. Portare le pecore al pascolo, o piuttosto correre loro dietro. Gli animali conoscevano il sentiero alla perfezione. E la sera avrebbe ritrovato suo padre e suo fratello maggiore Manuel. Per loro il passaggio di Lucia significava che la giornata di lavoro era terminata. Buonasera, mamma. Ciao. La famiglia, la sera, si ritrovava intorno alla mamma, Maria Rosa, e alle 4 sorelle maggiori. Buonasera. Buonasera. Una grande famiglia davvero, che si rannicchiava per abitudine quasi dentro al grande camino, per stare insieme, per parlare e per pregare. Ecco, lasciatelo un po' per qualche povero di passaggio. Ma mamma, se ne lasciamo per i poveri, a noi poi non basta più. Quello che si dona non verrà mai a mancare. Ieri papà ha regalato la sua salsiccia a un povero. E allora il povero ha messo le mani così, ha recitato un Ave Maria e ha detto: per lei e per i suoi bambini, che il Signore vi benedica. E per me niente. Ma sì, anche per te, perché ciò che riguarda me riguarda tutta la famiglia. Così va bene. Signore, benedici questa casa e tutti quelli che vi abitano. Benedici il lavoro che abbiamo fatto oggi e benedici questo nostro cibo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Maria, passami la camicia di tuo padre. Mi dai il filo bianco, per favore? Come
domani, presto! Mia madre è caduta e si è fatta male! Maria Rosa, ti stanchi troppo per aiutare gli altri. Devi riguardarti. Chi fa del bene avrà la misericordia del Signore. Lucia aveva anche due cugini. Francisco, piccolo poeta e musicista, e Giacinta, sempre imprevedibile. Lucia, Lucia! Posso venire anch'io al pascolo? Giacinta, lo sai che tua madre non vuole che vieni con me. Sei ancora troppo piccola. Andiamo a giocare, Francisco! Quel giorno, e siamo sempre nel 1915, Francisco aveva mostrato un aspetto molto rivelatore del suo carattere. La sua attenzione era stata attirata dai pigolii di un uccello. C'era un ragazzo del paese, chiamato il Nono, che strappava senza alcuna pietà le piume ad uno sfortunato uccellino. Che stai facendo? Una piuma. Se mi dai l'uccellino ti regalo la trottola. Sta attento, uccellino. Io ti faccio volare, ma tu scappa lontano. Passavano i giorni e le stagioni. Dappertutto altrove c'era la guerra. Ma qui i bambini pensavano a tutt'altre cose. Nascondono le stelle. Per me le stelle sono le candele degli angeli. E la luna è la lampada della Vergine Maria. Sì, ma il sole è molto più bello. È la lampada di nostro Signore. Però a me sembra più bella la lampada della Vergine Maria. La sua luce non fa male agli occhi. Perché è una luce molto più dolce, più delicata. Ecco, visto? Adesso non tocca a te, tocca a Francisco. No, tocca a me. Fallo giocare al posto mio, non fa niente. No, Francisco, tocca a te, non è il suo turno. E allora io non gioco più. Facciamo un altro gioco. A chi ride per primo? Se ti va, possiamo metterci lì. Chi ride per primo perde. Fai la penitenza. Fai la penitenza. Allora, senti, come penitenza farai... Farai... Ma allora che devo fare? Aspetta, devo pensarci. Farai... Vai a dare un bacio a Manuel. No, a lui no. Mi è venuta un'idea migliore. Io preferirei dare un bacio a nostro Signore. Va bene, allora prendilo. Mettiti in ginocchio. E adesso dagli tre baci. Uno lo dai per Francisco, uno per me e poi uno per te. A nostro Signore posso dare tutti i baci che desideri. Perché Gesù Cristo sta sulla croce? Perché è morto per noi. E chi l'ha ucciso? Lucia! Non sta bene giocare con i santi e tantomeno con il crocifisso. Maria, non la devi sgridare. È colpa mia. Ho avuto io l'idea di prenderlo.
Va bene, uscite, andate a giocare fuori. E ricordatevi di non toccare più il crocifisso, mi raccomando. È stata tutta colpa mia. Non te la prendere. Gesù lo sa che non volevi fare del male. Vai, su. Ho sbagliato, lo so. Ho offeso il nostro Signore misericordioso. Chiedo perdono a Dio e prometto che non farò mai più questo peccato. Mamma. Dimmi, Giacinta. Buonanotte. 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 Lucia ha detto che vuole insegnarmi il catechismo. Ah, sono molto contenta. Però zia Maria Rosa vuole sempre mandarla a guardare le pecore. Lo so, figlia mia, lo so. Bisogna capirla. La vita non è facile per noi qui. Lo sapete che c'è la guerra. Potrei andare al pascolo con lei, insieme a Francisco. Vedi, Giacinta, papà e io pensiamo che siate ancora troppo piccoli. Ma Lucia non è molto più grande di noi. Qui si usa mandare a lavorare i bambini molto presto, è vero. Ma mandarvi soli tutto il giorno per valli e per monti, questa è un'altra cosa. Oh, mamma, dai, per favore. Voglio imparare il catechismo. Va bene, ve lo permetto. Potete andare. Grazie, papà. Possiamo tornare a giocare? No, prima dobbiamo recitare il rosario. Ave Maria, Santa Maria, 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 Pai Nostro. Andiamo a giocare con le pietre. Non abbiate paura. Non abbiate paura. Sono l'angelo della pace. Preghiamo. Mio Dio. Mio Dio. Io credo in te. Io credo in te. Io ti adoro. Io ti adoro. Confido in te. Confido in te. E ti amo.
E ti amo. Ti chiedo perdono. Per quelli che non credono. Che non ti adorano. Che non confidano in te. E che non ti amano. Pregate così. I cuori di Gesù e di Maria accoglieranno le vostre suppliche. Niente a nessuno, è un segreto. Faccio come fa Nostro Signore su quel bel santino che mi hai regalato. Ho visto che teneva un agnello. Soprattutto non dite niente a nessuno. Ti prometto di non dire niente. Anch'io non dirò niente. E adesso andiamo a giocare. Cosa fate? Pregate. Dovete pregare. I cuori di Gesù e di Maria hanno su di voi disegni di misericordia. Dovete offrire continuamente all'Altissimo preghiere e sacrifici. Come possiamo noi offrire dei sacrifici a Dio? Di tutto ciò che potete, offrite un sacrificio in atto di riparazione per i peccati con cui Egli è offeso. E di supplica. Per la conversione dei peccatori. Attirerete così sopra la vostra patria la pace. Io sono il suo angelo custode, l'angelo del Portogallo. Soprattutto, accettate e sopportate con sottomissione le sofferenze che il Signore vi manderà. Ho sentito che hai parlato con l'angelo. Che ti ha detto? Perché mi chiedi questo? Perché io non ho sentito niente. Ho visto quella luce. Questo è vero. Ma non ho sentito proprio niente di quello che ha detto l'angelo. Ma tu hai detto la preghiera insieme a noi? Ho solo ripetuto quello che dicevate voi. Lucia, voglio sapere quello che ha detto. Te lo dirò domani. Giacinta, dimmelo tu quello che ha detto. Questo è tutto. Ma chi è? L'Altissimo. E che vuol dire? I cuori di Gesù e di Maria accoglieranno le suppliche che rivolgeremo. Non posso più parlare. Non posso più cantare.
Non ho più la forza neanche di camminare. Neanch'io. Ma non mi importa niente. L'angelo è così bello. Mio Dio, io credo in te, io ti adoro, io confido in te e ti amo. Ti chiedo perdono per quelli che non credono, che non ti adorano, che non confidano in te e che non ti amano. Ripetete dopo di me. Santissima Trinità. Santissima Trinità. Santissima Trinità. Padre. 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 Figlio. 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 E Spirito Santo. E Spirito Santo. E Spirito Santo. Io vi adoro profondamente. Io vi adoro profondamente. Io vi adoro profondamente. E vi offro il preziosissimo corpo. E vi offro il preziosissimo corpo. E vi offro il preziosissimo corpo. Il sangue. Il sangue. Il sangue. L'anima. 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 E la divinità di Gesù Cristo. E la divinità di Gesù Cristo. E la divinità di Gesù Cristo. Presenti in tutti i tabernacoli del mondo. Presenti in tutti i tabernacoli del mondo. Presenti in tutti i tabernacoli. In riparazione degli oltraggi. In riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi, degli oltraggi, dei sacrilegi e dell'indifferenza da parte di chi l'ha offeso, e dell'indifferenza da parte di chi l'ha offeso, e per i meriti infiniti, e per i meriti infiniti, e per i meriti del suo santissimo cuore, del suo santissimo cuore, del suo santissimo e del cuore immacolato di Maria, e del cuore immacolato di Maria, e del cuore immacolato di Maria, io vi chiedo la conversione. Io vi chiedo la conversione di tutti i peccatori, la conversione di tutti i peccatori, di tutti i peccatori. Mangiate e bevete il corpo e il sangue di Gesù Cristo, terribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati. Riparate le loro colpe e consolate il vostro Dio. Avete visto l'ostia? E avete visto il sangue? L'angelo ci ha dato la santa comunione. L'ho sentito. Io ho sentito Dio dentro di me. Oggi è la festa di Lucia. Andiamo a portare i dolci ai nostri vicini che ci aspettano di più. Andiamo. L'angelo non comparve più nel 1916. Di un episodio Lucia si ricorda con emozione nelle sue memorie. I vicini erano venuti ad assaggiare un dolce di Maria Rosa. Era il compleanno di Lucia e quell'acconciatura simboleggiava la sua entrata nell'adolescenza. E il tempo passava alla cova d'Airia, una piccola valle dove le pecore amavano andare a pascolare. Thank you.
abbiate paura. Non voglio farvi del male. Da dove venite, signora? Vengo dal cielo. Ma che cosa siete venuta a fare qui? Sono venuta a dirvi di venire qui il 13 di ogni mese, alla stessa ora, per 6 mesi. Più tardi vi dirò chi sono e che cosa voglio. Voi dite di venire dal cielo. Anch'io potrò venire in cielo. Sì, tu ci verrai. E Giacinta? Anche lei. E Francisco? Anche lui, ma prima dovrà recitare molti rosari. E Maria das Neves? Era un'amica di mia sorella. È già in cielo? Sì, è già in cielo. E Amelia? Un'altra sua amica? Amelia è in purgatorio, fino alla fine del mondo. Volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le sofferenze che Lui vorrà inviarvi, per la riparazione di tutti i peccati con i quali è stato offeso, e per supplicarlo della conversione dei peccatori? Sì, lo vogliamo. Voi dovrete soffrire molto, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto. Santissima Trinità, io ti adoro, mio Dio, io ti adoro e ti amo nel Santissimo Sacramento. Recitate il rosario tutti i giorni per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra. Che cosa ha detto la signora? Santissima signora, io vi prometto che di rosari ne reciterò quanti ne vorrete. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, secondo piena me di tu grazia, non vai a raccontare il in Signore giro. È con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto. Non devi raccontarlo, eh? Non dire niente, è un segreto. No, non dirò niente, non ti preoccupare. Mammina! Mammina! Oh, mammina! Oggi alla comoderia ho visto Nostra Signora e mi ha detto che mi porterà in cielo. No, non è possibile. Sei una santa per meritare di vedere Nostra Signora. Ma è la verità. L'ho vista, anche Francisco e Lucia l'hanno vista. Piccola pazzarella, credi che Nostra Signora appaia proprio a te? È vero. Devi credermi, mamma. È vero quello che racconta Giacinta? Avete visto una signora alla cova d'Airia? Sì, è vero. Sai, mamma, dobbiamo recitare tutti i giorni il rosario. Ce l'ho detto Nostra Signora. E anche tu lo devi dire. Come puoi pretendere che io creda a questa storia? Vieni a giocare prima di mangiare. Oggi non voglio giocare. La signora ci ha detto che dobbiamo fare molti sacrifici per tutti i peccatori del mondo. E anche dire il rosario tutti i giorni. Beh, fino ad oggi abbiamo detto il rosario un po' troppo in fretta, no? Ma secondo voi che sacrifici potremmo fare noi bambini? Ho un'idea! Possiamo dare la nostra merenda alle pecore. E così avremo fatto il sacrificio di non mangiare. Mm.
inventare certe cose! Dei ragazzini come voi! Siete una marmaglia! È colpa dei vostri genitori se siete diventati così! Vi meritate una lezione, un sacco di legnate vi devono dare! È proprio una vergogna inventare una storia come questa! Non si deve scherzare con la religione! Chi mi fa pena è quella poveretta di Maria Rosa, non se lo merita. Sempre a lavorare, giorno e notte. E la figlia la ripaga così. Che disgrazia le è capitata, povera donna. Sei una bugiarda. Sei una bugiarda. Che ti è venuto in mente? Non sopporto una menzogna del genere sulla bocca di mia figlia. Domani sera, quando tornerai con le pecore, ti porterò in tutte le case del paese e confesserai tutte le bugie che hai raccontato e chiederai perdono a tutti. Lucia, perché piangi? Ieri sera mia madre mi ha sgridata e vuole che vada a dire a tutto il paese che ho mentito. Ma io non posso farlo. Hai visto? È colpa tua. Perché sei andata a raccontare tutto a nostra madre? Perché? Ho sbagliato. Perdonatemi, non racconterò mai più niente a nessuno. Mai più niente, lo prometto. Buongiorno, signor curato. La ringrazio di avermi ricevuto. Buongiorno, Maria Rosa. Vieni, entra. Oh, mio Dio, padre. Che disgrazia è capitata alla mia famiglia. Su, non esagerare, figlia mia. Devi avere un po' di pazienza. Come fa a dirmi di avere pazienza quando tutto il paese ride di noi? Lucia si accorgerà chi sono io. Mia madre strapazzò molto la polvere dei miei vestiti, racconta Lucia con indulgenza. La bambina non pensava che a una cosa. Il 13 giugno, con il suo appuntamento, si avvicinava. Mammina! Dobbiamo sbrigarci o faremo tardi. Oggi la signora farà un'altra apparizione. Mamma, perché non vieni con noi alla Coba d'Airia? Ma Giacinta, oggi è il 13 giugno, la festa di Sant'Antonio e anche la festa del nostro paese. Adesso andiamo tutti a messa e poi in processione. Vieni. Ma mamma, Sant'Antonio non è mica tanto bello. Perché dici che non è bello? Perché la signora è molto, molto più bella. Vieni a vederla, mamma. No, non verrò e neanche tu ci andrai. Non ne vale la pena. La Santa Vergine non apparirà di sicuro. Sì che apparirà, la signora ci ha detto che oggi verrà di nuovo. Vorresti abbandonare la festa per andare alla cova? Alla cova d'Airia, per parlare con la signora. Buongiorno, bella bambina. Che il signore sia con te. E sia anche con te. Siamo venuti per accompagnarti alla cova d'Airia. Io vengo da Mindi. E queste persone vengono da Moita, da Carrascos e da Boleiros. Il 13 giugno del 1917 i tre bambini andarono alla messa di Sant'Antonio, ma rinunciarono alla festa dopo la funzione
quando venivano distribuiti dei piccoli deliziosi dolci fatti dalle mamme. Essi corsero tutti e tre alla cova dei Ria. Ed è una donna che abitava in un villaggio vicino, Maria Carreira, una delle prime a credere nelle apparizioni, che racconta quello che è accaduto. Buongiorno a tutti, come state? Allora, bene? Ci racconti quello che è successo? Alla cova c'era un mucchio di gente. Le persone erano venute da tutti i paesi. Ecco quello che è accaduto. Lucia ebbe un soprassalto, così all'improvviso, ed esclamò: ho veduto lampeggiare, la signora adesso apparirà. E allora i tre bambini si precipitarono giù dalla collina, verso una piccola quercia. Ci sembrò che Lucia stesse parlando, ma nessuno riuscì né a sentire né a vedere niente. Solo quando la bambina disse che la signora se n'era andata, prendendo la direzione verso est, noi abbiamo visto tutti che le foglie erano voltate da quella parte, sì, verso est. Ma che cosa disse la Vergine Maria? Che cosa disse? Disse che lei desiderava che i tre bambini tornassero lì il giorno 13 di ogni mese, fino a ottobre, e poi se n'è andata. Sì, la Vergine Maria aveva detto qualcosa di più quel 13 giugno. Ella aveva confidato a Lucia un segreto, il primo segreto di Fatima, e Francisco non lo aveva sentito. Adesso ti racconto quello che mi ha detto. Si tratta di un segreto. Ascolta, ho chiesto a Nostra Signora se saremmo andati in cielo insieme a lei. Allora lei mi ha risposto: sì, Giacinto e Francisco mi raggiungeranno molto presto. Poi mi ha detto: tu resterai qui ancora per un po' di tempo, per farmi conoscere e amare da tutti. Avevo così tanta pena che gli ho ancora domandato: ma allora io dovrò restare da sola? E chi ti ha risposto? Lei mi ha detto: no, figlia mia, tu soffrirai molto, ma sappi che io non ti abbandonerò mai. Vi prego di dimenticare questa storia. Ma cosa dimenticare? Non dovete prestarvi la benché minima attenzione, vi dico. Ma come si fa? Non è che il prodotto dell'immaginazione. Ma Maria è pazza davvero, ai bambini. Insisto, dimenticate tutto. Ma perché parla? Ma io ci credo. Per l'amor di Dio, non state più a pensare all'apparizione. Arrivederci. Buongiorno, padre. Giacinta, Francisco, venite subito qui. Così non si può continuare. Voi avete ingannato la gente. Per colpa vostra, molte persone vanno alla cova d'Aria. Basta con questa storia, o le prenderete. Ma mamma, noi siamo obbligati ad andare. Ma che possiamo fare? Nessuno costringe la gente ad andarci. Quelli che vogliono andare, lasciamo che vadano. E questo è niente. Adesso andiamo subito dal curato e gli dirai che sono solo menzogne e lui ti darà la punizione che ti meriti. Allora, hai capito? Devi dire al curato che hai sempre mentito. Così lui durante la messa lo dirà ai parrocchiani e non se ne parla più. Che vergogna. Far
correre la gente alla cova dai via per pregare davanti a una quercia. Sì, avanti. Ah, bene, eccoti. Allora, raccontami quello che hai visto, tutto quello che hai udito. In tutti i più piccoli particolari. E in completa libertà. Senza dire bugie, è chiaro. Tu mi devi dire tutto quello che hai visto e sentito alla cova d'Airia. È meglio che tu vada via, Maria Rosa. Questa nostra bella signorina saprà tornare a casa da sola. Povera Maria Rosa, come ti sei ridotta. Che grande sofferenza, mio Dio. È mia figlia. Ma che cosa posso fare io? Oh, Signore mio Santissimo, fa che questa storia finisca. Lucia, mi hai raccontato tutto. Non credo che sia una rivelazione del cielo. Normalmente, quando accade un avvenimento così, il nostro Signore chiede alle anime alle quali si è rivelato di rendere conto dell'accaduto al proprio sacerdote, al proprio confessore. Tu, al contrario, ti nascondi più che puoi. Tutto questo potrebbe essere un inganno del demonio. Restiamo in attesa. Il futuro ci dirà se hai detto la verità. E se fosse vero quello che ha detto il signor curato? Se si trattasse di un inganno del demonio? No, no, non è il demonio. Perché il demonio è talmente brutto. E inoltre lui vive sotto la terra. La signora invece è così bella. Noi l'abbiamo vista quando è risalita in cielo. Da quando la signora è apparsa non c'è più stata pace nelle nostre famiglie. Se avessi detto che avevo mentito, ci avrebbero lasciati in pace. Non devi dire così, perché avresti detto una bugia, e questo è peccato. Lucia. Le persone che ti hanno seguita alla cova d'Airia hanno calpestato le nostre terre. E non solo le nostre, anche quelle degli altri hanno rovinato. E così sono tutti furiosi con noi. Vogliono essere rimborsati dei raccolti che hanno perduto. Quando avrai fame, prova a chiedere da mangiare alla tua signora. Oppure mangerai quello che è stato raccolto alla cova d'Airia. Ma è vero? Rispondete, per favore. Venite qui. Rispondete. Possiamo vedere, Lucia? Ho fatto un sogno spaventoso. Il demonio era seduto accanto a me e rideva. Voleva portarmi con sé all'inferno. Ho avuto così tanta paura che ho gridato. Ho gridato tanto forte che ho svegliato anche mia madre. Non sono più riuscita a riaddormentarmi.
E adesso noi come facciamo? Non possiamo andare senza di te. Hai parlato sempre tu con la signora. Voi andate lo stesso. Se la signora vi chiederà dove sono, ditele che non sono venuta perché ho avuto paura del demonio. Perché non siete ancora andati? Su, farete tardi. Non possiamo andare senza di te. Vengo con voi. Presto. Fate attenzione. C'è tanta gente là fuori. È più prudente non lasciarli andare da soli. Andrò anch'io. Lucia, ci riconosci? Siamo i Carrera da Moita. Vieni, vieni a vedere che cosa abbiamo fatto per la tua signora. Vieni a vedere, vieni. Lucia, non vedi che la signora è là? Che cosa desiderate, signora? Voglio che veniate qui il 13° giorno del prossimo mese. Continuate a recitare il rosario tutti i giorni, in onore di Nostra Signora del Rosario, per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra, perché solo lei potrà venire in vostro soccorso. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Signora, per piacere, potete rivelarci chi siete. E potete fare un miracolo, perché tutti sappiano con certezza che siete apparsa. Continuate a venire qui tutti i mesi. A ottobre vi dirò chi sono e quello che voglio. E farò un miracolo che sarà visto da tutti i presenti. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Guardate, Lucia, guardate! Lucia aveva gridato, perché quel 13 luglio, mentre tutte le persone intorno a lei non avevano visto che un esile filo di fumo, la Vergine Maria le aveva mostrato l'inferno. Oh. Lucia! 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 Era il secondo segreto di Fatima. Lucia! 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 Lucia
Lei ha detto: tu hai visto l'inferno, là dove si trovano le anime dei poveri peccatori. Francisco, lei ha detto: tu hai visto l'inferno, dove si trovano le anime dei poveri peccatori. Per salvarli Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Francisco, lei ha detto: se voi farete quello che vi dico, la guerra finalmente finirà. Ma se gli uomini non cesseranno di offendere Dio, comincerà un'altra guerra e sarà ancora più terribile. E Nostra Signora ha ancora detto: se farete ciò che vi chiedo, la Russia si convertirà e avrete la pace. Altrimenti seminerà i suoi errori in tutto il mondo, provocando guerre e persecuzioni contro la Chiesa. I giusti soffriranno molto. Il Santo Padre avrà molto da soffrire. Diverse nazioni saranno annientate. Ma finalmente il mio cuore trionferà. Il Santo Padre mi consacrerà alla Russia, che si convertirà, e sarà concesso al mondo un lungo periodo di pace. Lucia, svegliati. Devi portare fuori le pecore. Ma papà... Su, alzati. Vengo anch'io insieme a te. Guarda, questo era il nostro campo. Hanno distrutto tutto. Abbiamo perduto 20 staglie di miglio. E tutti i fagioli. Non c'è più niente di quello che avevamo seminato. E qui non c'è più neanche l'erba per fassolare le pecore. Allora, è qui che è apparsa la signora? Sì, è qui. E quante volte dovrà apparire ancora? Fino a ottobre. Ma tutte quelle persone che vengono qui, che cosa vogliono? Che cosa fanno? Vengono a dire il rosario. E tutti vogliono che io lo reciti con loro per sentirsi più vicino a lei. E con me? Con me tu accetteresti dire il rosario? Oh, papà! Papà! Grazie a Santa Vergine per il mio papà. Grazie di avermi scelta. Io, così povera, che ho meritato la vostra fiducia. Ah, questa è stupida propaganda religiosa. Non si devono più permettere quelle apparizioni di Fatima. Opera di devoti, che sono i nemici più virulenti della Repubblica e della sua politica estera. Si tratta di una propaganda fatta dagli agenti tedeschi o del Vaticano, e poi sono la stessa cosa, giacché in questo momento il miglior rappresentante della Germania è il Papa. Ma signor prefetto, non le sembra forse che sia un po' esagerato? Io so quello che è certo, è che non dobbiamo più far proseguire quelle apparizioni. Oh, siamo arrivati, scendiamo. Siete voi i signori Manuel e Olimpia Mastro? Sì. Ho un mandato di comparizione.
Per ordine del 10 agosto 1917 del signor Arturo de Oliveira Santos, in veste di prefetto di Villanova di Orem, dalla quale dipende anche questo paese. La forza pubblica ordina la comparizione immediata dei signori Antonio Santos e Manuel Marto, nonché dei loro figli, per lo svolgimento di un'inchiesta concernente il turbamento dell'ordine pubblico. Sta attento. Dove sono gli altri bambini? Signor prefetto, il nostro villaggio è a 3 leghe da qui. I bambini non possono fare tutta questa strada a piedi. Avvicinati. Di un po', che è questa storia del segreto? Vedo che non è questo il sistema giusto per farti raccontare quello che sai. E voi altri a Fatima credete a queste frottole? Sì, signor prefetto. Io credo a quello che hanno raccontato i bambini. Tu confesserai tutto, hai capito bene? Vuoi o non vuoi, d'accordo? Confesserai. Ucciso. È oggi che la Madonna apparirà, vero Lucia? Lucia, domandale se finirà la guerra. Lucia, sarà oggi, Lucia. Devi andare a casa subito da tuo zio Manuel. Voglio vederlo anch'io, il miracolo. Porto i bambini sul carretto. Non è il caso che si scomodi. Possono andare a piedi da soli. Devo ancora fare loro qualche domanda. Andiamo prima a Fatima, a casa del curato. Andiamo? Va bene. Ferma! Oh, ferma! Oh. Tendete, vesti! Porta, vesti! Padre, chiede a questa bambina di rivelare il suo segreto. Andiamo, Lucia. Vuoi dire quello che sai? Andrai all'inferno per aver raccontato tutte quelle menzogne. Se sua signoria sostiene che chi mente si ritroverà all'inferno, allora io non ci andrò. Perché non ho detto nessuna menzogna. La signora mi è apparsa e mi ha parlato più di una volta. E va bene, il soprannaturale non è di mia competenza. Vuol dire che contempleremo il prodigio.
andiamo. Ma questa non è la direzione giusta. Scendete. Fate presto, svegli. Salite le scale, sbrigatevi. L'ora dell'incontro è passata. La signora sarà molto triste. Può darsi che non ritornerà mai più. Guardate quanto sono gentile. Vedete questa moneta? Sono certo che non avete mai visto nulla di simile. Neanche vi rendete conto di quanto vale. I vostri genitori non la guadagnano neanche in un anno di lavoro. Se mi racconterai tutto, questa meraviglia è per te. Riflettici bene. Ma, signor prefetto... La signora ci ha ordinato di non rivelare a nessuno il segreto. Non posso dire niente. L'ho promesso, ma se la signora mi darà il permesso, glielo dirò molto volentieri. Buongiorno, io sono la moglie del signor prefetto. Su, bevete finché è caldo. È cioccolato, non voglio farvi morire di fame. Comportarsi così con dei bambini. Forza, su, che è caldo. Non state a fare i complimenti. E tu, povera piccolina? In che stato sei ridotta? Mangiate. Sbrigatevi. Su, sbrigatevi, che stanno per ritornare. Venite, seguitemi. Basta, sbrigatevi. Ma dove li sta portando? Dal prefetto. Camminate. Attenti a non farmi irritare. Non vi lascerò andare a casa se non mi direte quello che voglio sapere. A me potete dire il vostro segreto. Parlate immediatamente o andrete in prigione. Portateli via. Ho tanta paura. Voglio ritornare a casa della mamma. Non piangere, sorellina. Pensiamo invece a offrire a Dio questo sacrificio. Mi vuoi aiutare? Prendi questa. Potresti appenderla lassù, per piacere.
quando si deve pregare bisogna togliersi il berretto. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Perché piangi, bambina? Non faccio che pensare alla mia mammina. Voglio ritornare subito da lei. Fammi un po' sapere, piccolina. Al tuo villaggio che belli fate? Il fandango e la vira. Vieni qua. Venite. Vedi qua. Non volete proprio obbedire. Volete dirmi niente, eh? Vi farò bruciare nell'olio bollente. Tutti e tre. Se ci fa bruciare andremo in cielo da Nostra Signora. Diciamo insieme un'Ave Maria per Giacinta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. La prima è stata bruciata. E adesso tocca a lui. A meno che tu non parli. E va bene. Non c'è niente da fare. Seguitemi, vi riporto a casa. E così i bambini, per colpa del prefetto della regione, non erano andati all'appuntamento con la Vergine alla Cova d'Airia, il 13 agosto. Ma la Madonna apparve loro ugualmente, qualche giorno più tardi, nei pressi del villaggio. Ci è apparsa Nostra Signora. Per me siete sempre dei bugiardi. Ma no, non è vero, non abbiamo mai mentito. Guarda, la Signora ha posato i suoi piedi su questi due ramoscelli. Fammi vedere.
Pregate, pregate tanto e fate dei sacrifici per i peccatori. Molte anime vanno all'inferno perché non hanno nessuno che si sacrifica e che prega per loro. Ho tanta sete, ma voglio soffrire per la conversione di tutti i peccatori del mondo e per consolare Gesù Cristo, che è tanto triste. Sto male, mi fa male la testa. Oh, Lucia, sapessi quanto mi sento male. Ho un grande dolore dentro alla testa. Dì ai grilli di fare un po' di silenzio. Dobbiamo soffrire per la conversione di tutti i peccatori del mondo. È giusto fare un sacrificio. Allora lasciali pure cantare. Potrebbe essere un sacrificio da offrire a Dio. Stretto troppo, allenta la corda. Ma voglio offrire questo sacrificio per la conversione dei peccatori. Ai. Ai. È ortica. Questa fa ancora più male della corda. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Il 13 settembre la gente accorse da tutto il Portogallo sperando nell'apparizione. Piena di grazia.
grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nel... A ottobre verrà anche San Giuseppe con il bambino Gesù per ottenere la pace nel mondo. E apparirà anche nostro Signore Gesù Cristo per dare la sua benedizione. Dio è contento dei vostri sacrifici, ma non è necessario che dormiate con quella corda. Portatela soltanto durante il giorno. Qui c'è una bambina che è sorda e muta. Potrà guarire un giorno. Prima di un anno starà molto meglio. Ho ricevuto molte richieste di guarigione. Lo so, alcuni li guarirò, ma non quelli che non hanno fede nel Signore. Ho portato qui con me due lettere che una signora di Olival mi ha incaricato di consegnarvi. E mi ha anche chiesto di darvi in dono questo flacone di profumo. In cielo non servono queste cose. Figlia mia, se continua così, domani soffocheremo tutti quanti alla cova dell'Ino. Se la Santissima Vergine non farà un miracolo, corriamo il rischio di essere uccisi. È meglio che andiamo a confessarci. Se vuoi andiamo pure a confessarci, mamma. Ma io non ho paura di morire domani. Sono sicurissima che Nostra Signora farà quello che ha promesso. Il 13 ottobre 1917 faceva freddo, come può fare freddo in quegli aspri paesi. Quanti erano? 30.000, 50.000, 60.000? La Vergine doveva apparire e fare un miracolo.
Sono qua, Lucia, mi metto dietro di voi. Che cosa desiderate, signora? Il mio desiderio è che in questo posto venga costruita una chiesa in mio onore. Io sono Nostra Signora del Rosario. Continuate a recitare il rosario tutti i giorni. La guerra sta per terminare e i militari torneranno presto alle loro case. Oggi ho molte cose da chiedere a Nostra Signora. Se curerà le persone malate, se convertirà i peccatori del mondo. Qualcuno sì, qualcuno no. I peccatori devono pentirsi e chiedere perdono per i peccati commessi. Nostro Signore non dovrà più essere offeso, perché ha già sofferto molto. E a me non desiderate più chiedere nulla? No, da te non desidero più nulla. Il sole! Il sole! Come la Madonna aveva predetto, Francisco morì nel 1919 e Giacinta nel 1920. Lucia è ancora viva per testimoniare dell'accaduto. Durante la sua visita a Fatima, il Papa ha benedetto i nostri tre piccoli attori.